I tifosi del Ravenna Football Club hanno appeso ieri nel retro dell'edicola dello stadio Benelli uno striscione a sostegno del portiere Andrea Spurio, che non ha ricevuto il rinnovo da parte del club per giocare nella prossima stagione, ormai imminente. Dopo 3 campionati e 25 presenze, Spurio non indosserà più la maglia giallorossa e, nonostante il rammarico per la decisione della società, non ha intenzione di interrompere la sua carriera nel calcio. Cosa ne pensi del mancato rinnovo da parte del Ravenna Football Club? Per il mancato rinnovo ci sono rimasto male, sono molto deluso, però giustamente la società ha fatto le scelte più o meno condivisibili, accetto e riparto, perché devo pensare anche ad Andrea Spurio e non solo a Ravenna Football Club. Ovviamente ti dispiacerà dire addio alla maglia giallorossa. Sicuramente, anzi sinceramente spero che non sia un addio ma sia un arrivederci, perché è il mio sogno fin da bambino vestire questa maglia. I tifosi ti hanno regalato questo striscione a sorpresa fuori dallo stadio, cosa ne pensi? Immagino che ti abbia fatto piacere. Sì, sono rimasto molto contento dello striscione che mi hanno regalato i tifosi. Oltre allo striscione mi sono arrivati anche tantissimi messaggi, tantissime chiamate, anche da gente che non conoscevo, quindi vuol dire che ho lasciato qualcosa a questa curva, a questi tifosi, non solo fuori ma anche in campo. L'ho trovato per sorpresa perché ieri sono andato a fare un giro in bici e sono passato da dietro la curva per andare a casa e mi sono ritrovato questo striscione. Progetti per il futuro? Per il futuro spero di trovare un'avventura idonea alla mia figura, perché non nascondo che la non conferma il 18 agosto mi ha portato a chiudere determinate porte, determinati discorsi che si erano avviati, però adesso bisognerà muoversi per trovare appunto una squadra.